Siamo con la Presidente di TTS Italia. Presidente, è una giornata molto importante quella di oggi, dove abbiamo affrontato tanti temi, ma in particolare abbiamo visto per la prima volta a confronto tre città: Roma, Napoli, Milano. Sì, davvero una giornata interessante oggi, non solo per la nutrita partecipazione di pubblico e di ascoltatori, ma proprio per la possibilità che abbiamo avuto di capire, di sapere che cosa effettivamente verrà realizzato nelle sperimentazioni MAS di tre città così importanti in Italia come Roma, Napoli e Milano. Quindi avremo modo di seguire anche come associazione nazionale la sperimentazione, lo sviluppo del progetto, e abbiamo cominciato qui da Roma, ma di andare anche a Milano e anche a Napoli per seguire più da vicino la sperimentazione e il lavoro. Oggi, tra l'altro, abbiamo avuto una notizia importante su Torino. Sì, una notizia che abbiamo appreso con grande piacere, perché altre tre città, Torino insieme a Firenze e insieme a Bari, avranno la possibilità di avviare una sperimentazione MAS, e in particolare a Torino anche un Living Lab, e quindi il progetto MAS for Italy coinvolge un numero sempre crescente di enti locali e diventa sempre più un progetto di respiro nazionale anche a livello geografico. Quanto è difficile, Presidente, per una donna lavorare in un contesto così anche maschile? Non è difficile, direi che non è difficile, direi che la maggior parte dei casi è bello, è un piacere avere scambio di opinioni, lavorare insieme a tanti colleghi uomini, perché, come si può dire, la mobilità non è un genere, è fatta di competenze, è fatta di idee, è fatta di voglia di lavorare insieme. Grazie, Presidente.